L'invito era partito prima dell'incontro Spagna-Italia, se no magari ci pensavamo un attimo. No, con grande affetto, con grande amicizia, abbiamo un rapporto consolidato con il mondo dell'architettura spagnola, oltre che con la Stadler. Stavo osservando un po' questa bella realizzazione. Partite da qualche anno fa, quando abbiamo cominciato il nostro lavoro sui trasporti. Noi avevamo nella regione Campania due grandi criticità, la sanità e il trasporto pubblico locale. Questi erano i due punti fondamentali. Sullo sfondo ovviamente rimaneva il problema dell'ambiente e dei rifiuti. Abbiamo affrontato di petto queste criticità. Quando abbiamo cominciato il lavoro, di tutto quello che voi vedete e sentite, non c'era niente. Niente. Lo ricordo a chi ha la memoria corta. Quando abbiamo cominciato a lavorare, EAM, qui rappresentata dal professore De Gregorio, aveva 700 milioni di euro di debiti. 700 milioni di euro di debiti. Abbiamo dovuto pagare perfino il trattamento di fine rapporto con Airbus, che era un'altra azienda di trasporto fallita, quindi un fallimento alle spalle. Airbus, 700 milioni di euro di debiti, programmi di rinnovamento strutturale e di rinnovamento della flotta dei mezzi su ferro e su gomma, zero. Zero, cioè non c'è niente. Noi c'erano programmi in corso di realizzazione, non c'è nulla. Con una santa pazienza abbiamo risolto il problema del debito dell'EA, con operazione ingegneria finanziaria un po' complicata, ma alla fine abbiamo risolto il problema. Abbiamo cominciato a fare le gare per il rinnovo dei mezzi su ferro e su gomma. Il programma è andato avanti benissimo, oggi abbiamo ancora una criticità, lo sappiamo bene, sulla linea circumvesuviana. Ci stiamo lavorando ovviamente. Stadler interviene con i propri mezzi, soprattutto su quella linea. Vi ricordo sempre che la circumvesuviana ha uno scartamento ridotto, cioè la distanza dei binari è più ridotta rispetto ai binari normali. Quindi i treni che dobbiamo mettere in produzione devono essere treni specificamente progettati per la circumvesuviana. Siamo partiti con la gara, dopo aver finanziato ovviamente l'opera, nel 2019. C'è stato un ricorso amministrativo dell'impresa seconda classificata, siamo dovuti arrivare al Consiglio di Stato, abbiamo perso un anno e mezzo di tempo, poi è venuto il Covid. Mancavano i materiali per la messa in produzione dei treni in tutto il mondo, non qui a Napoli. Abbiamo dovuto saltare altri due anni di tempo, ma il programma era partito il 2019, cinque anni fa. Ma questi sono i tempi dell'Italia, i tempi purtroppo determinati dal Covid. Il primo treno completo arriverà a settembre faremo i collaudi con l'Anfisa, che è la società nazionale che deve collaudare e certificare la sicurezza dei mezzi. Nel frattempo stiamo lavorando sulle infrastrutture ferroviarie, cioè sui binari, sui sistemi di controllo elettronico, sul rinnovamento dei sistemi di controllo. Un lavoro immane. Quando abbiamo cominciato avevamo anche un problema strutturale, tutte le stazioni della circumvesuviana erano bloccate, cioè tutti i cantieri aperti erano bloccati, oltre 15 cantieri. Abbiamo dovuto con una santa pazienza ricominciare il lavoro, che sapete, quando lo si riprende su cantieri aperti è ancora più complicato, perché devi fare i conti con l'aumento dei costi, con le riserve delle imprese, l'ira di Dio. Abbiamo chiuso tutti e 15 cantieri. In questo momento noi siamo impegnati in un programma che chiamiamo di Smart Station,
un investimento di quasi 100 milioni di euro per fare il rinnovamento che stiamo facendo qui. Il più bello lo abbiamo fatto, credo, a Scampia, la stazione che abbiamo rinnovato per prima e che ha dato nuova dignità urbana a quel quartiere. Abbiamo completato i lavori alla stazione di Aversa Cervinara, Dragoni, Caserta, San Martino Valle Caudina, Avella, Baiano, Cimitile, San Vitaliano, Poggio Marino, Sarno, Scafati, Torre Annunziata, Napoli, Porta Novara. Sono in corso altri 6 lavori, cantieri per stazioni intervenute. Corso Vittorio Emanuele a Napoli, a Fuori Grotta a Napoli, Piazza Garibaldi, Ercolano, Scavi, Santa Maria a Vico, Benevento, Appia. Ora provate a immaginare per ognuno di questi cantieri, di queste opere, solo lo sforzo amministrativo da fare per seguire tutti i cantieri e tutte le opere, oltre allo sforzo finanziario. Ora, perché è importante questo lavoro? Perché è il primo passo per un grande progetto di riqualificazione in tutta l'area di Piazza Garibaldi. Il progetto prevede ovviamente il raddoppio dei binari dell'EA, la realizzazione di un hub, di una centrale di collegamento e di interscambio fra EA e Ferrovie dello Stato a Piazza Garibaldi, la copertura del fascio binari. Quindi avremo un percorso pedonale, una piazza bellissima da qui a Piazza Garibaldi. Questo progetto si integra con il progetto della Regione di realizzare la nuova sede della Regione Campania a Via Ferraris davanti all'Hotel Ramada, 50 metri più avanti, per evitare di entrare con i nostri dipendenti nella città, ingolfamento, problemi di emissioni in atmosfera, quindi il collegamento sarà con i nostri uffici alle porte della città, non dentro. Prevediamo, di fronte all'Hotel Ramada, di realizzare un parco pubblico a spese della Regione da consegnare alla città, un parco verde nell'area orientale dove abbiamo difficoltà. Un progetto gigantesco per il quale è già partita la gara per la progettazione che scade nel mese di luglio. Cercheremo di fare questa operazione, realizzare a Napoli un'opera di grande architettura contemporanea. Napoli ha una grande, immensa storia culturale e artistica, ma è povera di opere di architettura contemporanea, non c'è quasi niente. Vorremmo realizzare un'opera di architettura contemporanea, come avviene in altre grandi capitali d'Europa, da Berlino a Barcellona, a Madrid, Parigi e quant'altro, creare, come dire, un elemento anche di attrattività dal punto di vista dell'architettura contemporanea. Siamo partiti con una gara europea d'intesa con le Ferrovie dello Stato, perché interveniamo nell'area del dopolavoro ferroviario, del fascio binario qui della ferrovia. A luglio selezioneremo i primi 5 gruppi di progettazione che saranno poi impegnati nella realizzazione del master plan per tutta l'area di Piazza Garibaldi. È veramente uno sforzo gigantesco. Vi ho detto prima che il progetto qui di valorizzazione dell'EAV prevede un investimento di 200 milioni di euro, raddoppio del fascio binario, copertura dei binari. Questo progetto vale 200 milioni di euro che abbiamo inserito nei fondi sviluppo e coesione 21-27 nell'accordo di coesione bloccato da un anno dal ministro Fitto e dal governo Meloni. Quando apriamo una polemica con il governo lo facciamo per ragioni molto concrete, non ideologiche. Questo progetto è bloccato dall'atteggiamento del governo e da un anno di tempo perso che abbiamo registrato per la stipula dell'accordo di coesione per l'utilizzo dei fondi europei di competenza della regione, non del governo. Voi avrete sentito in questi giorni il governo ha finanziato per 1,2 miliardi Bagnoli, il governo ha fatto una truffa politica perché quelli sono soldi della regione, il governo non ci ha messo neanche un euro, uno. Non solo, ma la truffa consiste nel fatto che il blocco di quel 1,2 miliardi avviene da subito,
ma l'utilizzazione viene consentita, il grosso, nel 2028 e 29, cioè mentre noi abbiamo i cantieri aperti e le opere da fare oggi, il blocco di quelle risorse sposta tutto al 2028-29. Questo è il motivo anche della discussione che abbiamo con i nostri giovanotti. Quindi se verrà qualcuno del governo nazionale a fare una comparsata, o verrà uno sulla scia del tracciato di Galileo Galilei, eccetera eccetera, sappiate che il governo nazionale non ha stanziato un euro per Napoli. Sono fondi attribuiti alla Regione Campania il 3 agosto del 2023. Chiaro? Il governo nazionale ha una parte di fondi di coesione che sono di competenza del governo nazionale. I 6 miliardi sono attribuiti alla Regione, ma il governo ha una quota di fondi di coesione gestita direttamente dal governo. In questo momento il ministro Fitto ha a sua disposizione 13 miliardi di euro di fondi di coesione, non ha investito un euro dei 13 miliardi, e la cosa più ragionevole era chiedere l'investimento del 1,2 miliardi su Bagnoli, visto che Bagnoli è un sito di interesse nazionale e c'è un commissario nominato dal governo nazionale, quindi era del tutto ragionevole e corretto investire lì le risorse nazionali anziché sottrarle al territorio e ai comuni dell'area metropolitana in complesso. Quindi, per chiudere, 200 milioni di euro che servono a completare solo il progetto ferroviario sono bloccati in questo momento perché l'accordo di coesione non lo abbiamo ancora siglato. Dovremmo siglarlo entro il 28 giugno, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, ma come avete avuto modo di vedere siamo ormai in un paese nel quale anche le sentenze della magistratura sembra che non contino nulla per l'attuale governo. Vedremo se chiudiamo l'accordo rispettando la sentenza del Consiglio di Stato, oltre che quella del TAR. Se concludiamo la sigla dell'accordo il 28 giugno, altrimenti dovremo prendere qualche altra iniziativa. Chi vi parla ovviamente non ha la propensione a fare le guerre puniche. Io vivrei tranquillo a casa mia, caro Nicola Marrazzo. So darmi perfino degli stili di vita da gaudente. Da gaudente è un po' troppo, ormai viviamo di nostalgia. Ormai non sono più te, ma insomma potrei, vengo da una terra molto, molto bella. Tranquilli, si può vivere bene, un'ottima gastronomia, bandiere blu, l'ira di Dio. Vorremmo poter vivere tranquilli e lavorare, niente di più, ma anche niente di meno, avendo chiarito che quello che riguarda la Campania lo decide la Campania, lo decide Napoli, non lo decide Roma, tanto per essere chiaro. Quindi se ne facciano una convenzione. Allora, e finisco. I 200 milioni stiamo aspettando per completare il progetto. Il progetto ovviamente poi carica sui fondi sviluppo e coesione, anche la nuova sede della Regione Campania. Complessivamente l'investimento che prevediamo per l'area di Piazza Garibaldi vale 1 miliardo di euro per la città di Napoli. 1 miliardo di euro. E se Dio vorrà, un progetto, poi vedremo un po' le candidature che avremo dei gruppi di progettazione, ci auguriamo di bella, grande architettura contemporanea che possa diventare, come dire, un elemento di attrazione culturale anche per chi ha una sensibilità per l'architettura contemporanea. Per quanto riguarda i treni dell'EAP, vi riassumo: il progetto, il programma della Regione prevede la realizzazione complessiva di 150 treni nuovi per un investimento di 836 milioni di euro. Di questi 150 treni ne abbiamo già consegnati 70, poi a partire da settembre cominciamo la consegna dei treni Stadler, lavorando contemporaneamente al rinnovo delle strutture di sicurezza sull'area della Circumvesuviana, ripeto, dove abbiamo delle criticità che conosciamo,
ma se qualcuno ha dei tempi più rapidi per fare gli interventi, ce li dica, noi siamo pronti ad aprire. L'obiettivo è di avere sulla Circumvesuviana, nell'arco di un anno e mezzo, i treni completamente nuovi, bellissimi, di Stadler, ma avere anche una frequenza di corse di 12 minuti, cioè veramente una rivoluzione. Da Napoli a Sorrento, alla Costiera, veramente avremo risolto definitivamente il problema, il grosso del trasporto pubblico locale. Veramente è una sfida impegnativa e straordinaria. Ovviamente stiamo procedendo anche per il rinnovo degli autobus dell'EAP, ne abbiamo consegnato un centinaio all'inizio settimana ad Avellino, in una stazione, autostazione molto bella che abbiamo realizzato lì. Prosegue il rinnovo anche degli autobus, avevamo autobus che avevano un'anzianità di servizio in qualche caso di 40 anni, come i treni, perché per decenni non si è fatta nessuna manutenzione e nessun rinnovo programmato dei mezzi pubblici, per cui quando si ferma un treno, cominciamo, a volte magari capita che una quaglia, un pappagallo si ferma su una linea elettrica che determina un cortocircuito, si ferma il treno. Ovviamente se si ferma a Milano tutto tranquillo, è capitato di vedere immagini dei giornali locali, il treno fermo sotto una galleria a Milano, l'hanno considerata una prova di efficienza. Se si ferma con un pappagallo qui sulla linea elettrica a Napoli, alla fine del mondo, babù. Vabbè, ma voi sapete che queste cose fanno parte. Mi è arrivato un comunicato stanotte dei lavoratori delle aziende di pulizia, sono lavoratori che sono impegnati in lavoro somministrato con le aziende private vincitrici delle gare, che ci chiederebbero una stabilizzazione dell'EAP. Noi siamo pronti a verificare tutto e a stabilizzare, l'unica cosa alla quale non siamo pronti è ad andarcene a Poggio Reale, con tutta la buona volontà e con tutta la passione, insomma vorremmo almeno la vecchiaia passarla in serenità, caro Nicola. Quindi faremo tutte le verifiche di legge, la cosa mi pare complicata, è chiaro che noi diamo una mano per superare situazioni di precarietà per quanto possibile a tutti i nostri dipendenti, ma ovviamente nell'ambito di quello che la legge ci consente di fare. Finisco con un ringraziamento, oltre che al professore Di Gregorio, a tutti i nostri dipendenti dell'EA. Abbiamo avuto in anni lontani anche qualche discussione, diciamo così. Devo dirvi che abbiamo oggi la possibilità di contare su un rapporto di collaborazione, di solidarietà con le organizzazioni sindacali, con il mondo del lavoro. Ogni tanto dobbiamo discutere un po', ma i lavoratori hanno cominciato a capire che la prima cosa che abbiamo fatto, gli abbiamo salvato il posto di lavoro e non era assolutamente scontato, oltre che aver dato lavoro a centinaia di giovani con i nuovi concorsi che abbiamo fatto, senza fare porcherie clientelari. Allora, è una bellissima giornata, una bellissima mattinata. Il lavoro proseguirà, chiuderemo prima o poi anche l'accordo di coesione, quindi andiamo avanti con il progetto generale di riqualificazione di tutta l'area di Piazza Garibaldi, della nuova sede della Regione, del parco pubblico che vorremmo realizzare di fronte all'Hotel Ramada. Grazie a tutti per la collaborazione.